il paese con l'S davanti. Giovannino Perdigiorno era un grande viaggiatore e viaggia, capitò nel paese con l'S davanti. Ma che razza di paese è? Domandò un cittadino che prendeva il fresco sotto un albero. Il cittadino, per tutta risposta, cavò di tasca un temperino e lo mostrò, ben aperto, sul palmo della mano. Lo vede questo? È un temperino, tutto sbagliato. Invece è uno stemperino, cioè un temperino con l'S davanti. Serve a far crescere le matite quando sono consumate ed è molto utile nelle scuole. Magnifico, disse Giovannino. E poi? E poi abbiamo lo staccapanni. Vorrei dire l'attaccapanni. L'attaccapanni serve a ben poco se non avete il cappotto da attaccarci. Col nostro staccapanni è tutto diverso. Lì non bisogna attaccarci niente, è già tutto attaccato. Se avete bisogno di un cappotto, andate lì e lo staccate. Chi ha bisogno di una giacca non deve mica andare a comperarsela, passa dallo staccapanni e la stacca. C'è lo staccapanni d'estate, quello d'inverno, quello per uomo e quello per signora. Così risparmiamo tanti soldi. Una vera bellezza. E poi? E poi abbiamo la macchina sfotografica che invece di fare le fotografie fa le caricature. Così si ride. E poi abbiamo lo scannone. Che paura! Tutt'altro! Lo scannone è il contrario del cannone e serve per disfare la guerra. E come funziona? È facilissimo. Può adoperarlo anche un bambino. Se c'è la guerra, suoniamo la stromba, spariamo lo scannone e la guerra è subito disfatta. Che meraviglia, il paese con l'S davanti.